mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. L'Italia si può cambiare anche valorizzando antichi mestieri e preservando paesaggi e territori. Marco Simonitte è un esperto di tecnica di taglio delle viti. Marco, come hai scoperto che da grande volevi diventare un professore di potatura delle viti? Sono, come dire, appassionato della pianta della vite, ma soprattutto ho iniziato a disegnare la pianta della vite, perché io sono un appassionato di disegno, da piccolo ho sempre disegnato. Quindi attraverso il disegno ho imparato a osservarne i dettagli. Ho scoperto che c'erano delle ferite, delle piaghe che venivano create dalla potatura, e potando tutti gli anni tu provochi delle ferite, e all'interno di queste ferite si sviluppa del legno secco che progressivamente va a ridurre la quantità di legno buono all'interno della pianta. Perché non passa più la linfa. Quindi una volta che hai capito questo, cioè hai messo a punto con i tuoi soci un metodo di taglio che si chiama Simonitte & Sirk. Ma come l'avete imparato? Beh, l'abbiamo imparato viaggiando, osservando, cercando un po' dei denominatori comuni rispetto alla longevità delle piante della vite. Durante questi viaggi ho scoperto che c'erano dei modi più rispettosi di potatura, e ho cercato poi delle soluzioni da adattare alla viticoltura dei giorni nostri. Voi avete anche messo in piedi appunto una scuola, ma c'è mercato nel vostro settore? Beh sì, assolutamente sì, considera che in questo momento avere dei potatori, diciamo, professionisti o comunque professionalmente preparati è molto importante. Noi ci occupiamo di formare le persone che si occupano di queste operazioni, quindi della potatura in modo particolare d'inverno e in primavera all'interno delle aziende. La potatura incide sulla qualità del vino? Assolutamente sì, perché se tu poti bene mantieni più legno sano, e nel legno ci sono, insieme alle radici delle piante, ci sono le sostanze di riserve che poi vanno a nutrire grappoli, foglie, e arricchiscono ovviamente l'uva di quei caratteri che danno poi identità al vino. Il cliente più lontano che avete? In Argentina c'è un club, si chiama Club dello Siete, sono 7 investitori di Saint-Emilion vicino a Bordeaux, che hanno acquistato 600 ettari di vigneto. È l'azienda forse più prestigiosa dell'Argentina, credo che quella sia quella più lontana. Per chi volesse saperne di più, www.italiachecambia.org.